E quest'anno riprendiamo senza troppe attività esterne, ma riprendiamo con alcune caratteristiche della festa parrocchiale di sempre, insomma, degli ultimi anni. Iniziamo l'8 di settembre sera con la rassegna delle corali. Ci abbiamo 5 corali parrocchiali che appunto canteranno insieme il tema è Maria, visto che è l'8 settembre e quindi questo è il primo degli appuntamenti. Domenica 10 il pranzo comunitario. E poi mercoledì 13 ci sarà il direttore del QAM di Padova, Don Dante Carraro, perché Lido Rossi, medico missionario del QAM, uno tra i primi, era di Rosignano, infatti andò in Swaziland dove è morto a suo tempo, e quindi quest'anno c'è la disponibilità di Don Dante che celebrerà messa, poi ci sarà la cena con chi vuole e l'incontro dal tema perché partire per l'Africa, e quindi diciamo così, penso possa essere una bella serata di una domanda evangelica sul perché e l'impegnare la propria vita. Per Santa Croce il giovedì c'è la messa con la processione e l'aperitivo ben augurante alla fine del tutto, e sabato sera 16 cena e la banda in piazza che suona come richiamo e incentivo, diciamo, sensibilizzazione per la sorgente del villaggio, per cui per la raccolta di alimenti e di fondi per i bisognosi del territorio. Si chiude semplicemente domenica con la messa per tutti i defunti, e anzi, lunedì poi c'è il primo dei 4 incontri organizzati dall'OFS su Bibbia e Economia, appunto con un biblista di Rosignano, Fra Maurizio Guidi, che introdurrà il tema che poi sarà appunto approfondito nel corso dell'anno con i restanti 3 incontri.